Andiamo a scaricare il database, World Database, dagli esempi, dai file di MySQL. Se in MySQL sono presenti un po' di database che possono essere utilizzati per esercitazione, noi utilizzeremo World Database. Questo va scaricato e poi possiamo iniziare a lavorare. Come prima cosa andiamo a creare il nostro utente, lo chiameremo WorldDB. E creeremo un utente con lo stesso nome, una database con lo stesso nome utilizzando phpMyAdmin. Quindi WorldDB è importante mettere nome host, localhost, altrimenti non riusciremo a fare login dalla nostra applicazione. A questo punto inseriamo la password, che sarà ancora WorldDB in questo caso, e facciamo esegui. In questo modo avremo creato un database WorldDB. Nel database andremo a creare una prima tabella Country. Questa tabella avrà due campi, che saranno l'ID della nazione e il nome della nazione. A questo punto possiamo selezionare nuovo dal menu di sinistra e poi andiamo a creare la nostra tabella delle città, la chiameremo City. Ecco, andiamo a inserire l'ID, il nome, name quindi, come varchar, e poi andremo ad aggiungere la chiave esterna a country, quindi country ID sarà questa intera. Dobbiamo ricordarci che la chiave primaria va autoincrementante, la chiave esterna va fatto un indice. Ok, e a questo punto possiamo salvare. La nostra tabella è fatta. Torniamo adesso nell'home di phpMyAdmin, selezioniamo importa e facciamo scegli file per ricaricare il nostro file SQL. Word SQL è quello che abbiamo scaricato precedentemente. Potete utilizzare anche il file zippato, funziona uguale. Faccio esegui e lui carica correttamente. Questo creerà un nuovo database Word. Notate che ci sono city, country come nella nostra tabella, ma i tipi di dati sono diversi, le colonne sono diverse. Andremo quindi adesso a popolare la nostra tabella WorldDB con i dati che ci servono. Dovremo fare un po' di query e poi utilizzare una insert into da una select. Questa sarà la query che ci consentirà di trasferire i dati dal database Word al database WorldDB. Anzi, in questo caso solo di selezionarli, dovremo inserire adesso la prima parte di questa select, di questa insert into, e poi la seconda parte sarà esattamente questa query. Facciamo quindi insert into wordbit.city, andiamo a impostare e selezionare esplicitamente i campi che vogliamo andare dove vogliamo andare a fare l'inserimento, e a questo punto siamo a posto. Se andiamo adesso ad aprire la tabella siti del nostro database, vedremo che tutti i dati sono stati inseriti correttamente. Benissimo, ora possiamo iniziare a sviluppare l'applicazione. Per impostare la nostra nuova applicazione facciamo utilizzo dello Spring Initializer. Questa è un'interfaccia web molto comoda che ci consente di selezionare a mano i pacchetti che dovranno andare a far parte del nostro progetto Maven. Come prima cosa andiamo a impostare il nome del gruppo di cui far parte della nostra applicazione. Questo corrisponderà ai package che verranno creati all'interno del progetto NetBeans. Io scelgo Example. E poi come artifact, quindi il nome che avrà la nostra applicazione sarà Demo World App. Andremo ad aggiungere sicuramente il componente web, andremo ad aggiungere poi JPA, andremo ad aggiungere MySQL, in quanto vogliamo accedere ai dati su MySQL, andremo ad aggiungere i DevTools che ci consentono uno sviluppo più rapido, andiamo ad aggiungere poi Jersey per il web service e
e eventualmente possiamo aggiungere TimeLeaf per i template se mai dovesse servirci, ma così ce l'abbiamo, non è un problema. A questo punto possiamo cliccare Generate Project e generare il nostro progetto. Il progetto va semplicemente poi scompattato e adesso andremo ad operare NetBeans. Ci siamo rapportati in NetBeans, a questo punto possiamo semplicemente scegliere Open dal menu e aprire il nostro progetto. Vediamo che ci sarà una cartella con all'interno già segnata come cartella Maven, perché NetBeans riconosce il progetto. Ci basterà cliccare Open Project e il progetto verrà aperto all'interno di NetBeans. A questo punto possiamo eseguire il nostro progetto lanciando un run. Ovviamente non ci aspettiamo che funzioni, infatti ci chiederà di selezionare la classe principale. La selezioniamo, facciamo il run e il run non andrà a buon fine. Basta leggere il messaggio d'errore, ci dice perché non c'è il data source configurato. Benissimo, il nostro nuovo prossimo compito sarà quello quindi di configurare la nostra applicazione per accedere al database. Vediamo come. Basterà andare all'interno degli application.properties e qua andremo a inserire le nostre impostazioni. Io le copio da un'altra cartella, un altro file. Quindi per prima cosa impostiamo il data source. E il data source sarà quello JDBC, MySQL, localhost, 889, insomma la solita URL per connetterci al database. Il database chiamava WorldDB, così come un utente password, imposto le relative opzioni. E a questo punto aggiungo una serie di altri parametri, questi servono a Spring sì, per verificare lo stato del database. E più ci sono altre impostazioni di JPA, ad esempio la prima ci mostrerà le query e la seconda non farà aggiornamenti sul database se cambio l'entità, perché il database c'è già e quindi non dobbiamo cambiare nulla. Specificheremo anche di utilizzare deletto di Hibernate e di MySQL 5. Aggiungeremo anche l'opzione per cui TimeLeaf non faccia il caching dei template. Fatto questo, la nostra applicazione è pronta per essere eseguita, quindi possiamo andare a dare il run e verificare che tutto funzioni. Vediamo ora che il run viene eseguito. Quindi tutti i messaggi di log che vengono fatti dal server. L'ultimo messaggio è start and demo world application in 4.396 secondi. Questo vuol dire che la nostra applicazione è running. Ora possiamo iniziare a programmare. Possiamo ora andare a creare l'entità della nostra applicazione. Per far questo andiamo a creare due classi, una per la città e una per la country, quindi che chiameremo city e country, e vediamo a mano adesso la costruzione. Quindi chiamiamo la nostra, andiamo nel package, quindi ci spostiamo nel source package dell'applicazione, scegliamo una nuova classe. A questo punto impostiamo il nome della classe a City e ci ricordiamo di metterla nel package model e siamo a posto. Ora possiamo andare a elaborare la nostra classe, in particolare andremo ad applicare la notazione entity, la notazione table. Entity indicherà a JPA questa entità e table indicherà il nome della tabella del database a cui fare riferimento. Andrò poi a implementare l'interfaccia serializable e a definire l'ID. Per definire l'ID annoto con la notazione ID e poi utilizzo il generated value e do come valore di strategy il valore auto. E vi consiglio di usare sempre control più spazio per l'autocompletamento perché l'ambiente ci completa praticamente tutto. Utilizziamo il tipo dati integer, poi definiamo il private string il nome, che sarà il name, che sarà il nome della città. A questo punto l'unica cosa che ci manca è la relazione con la country di riferimento, perché ogni città starà in un paese, in uno stato, e semplicemente diamo il riferimento e poi creiamo la classe, come ci suggerisce NetBeans stesso, e se la lasciamo lì e poi la sistemiamo. Qua dovremo annotare questa funzione, questa variabile distanza con many to one, perché molti dall'altra parte e
uno da questa e descriverò qual è la join column. La join column sarà molto semplicemente la chiave, il campo che sarà la chiave esterna, quindi country D per noi. A questo punto è semplicemente un refactor, scegliendo tutti i getter e setter possibili per i campi che abbiamo creato e siamo a posto. Passiamo ora all'entità country. Questa, anche per questa dovremmo fare lo stesso ragionamento. Andiamo quindi a annotarla con entity, la annotiamo anche con table per indicare il nome della tabella. Sì, ce la posso fare. Ok, table sarà country. A questo punto andrò a implementare serializable e andrò ad aggiungere l'id alla tabella utilizzando sempre il tipo integer, quindi annotazione id, annotazione generated value e poi un campo privato che sarà l'id del nostro stato, del nostro country, sarà un integer ovviamente. Ok, a questo punto possiamo aggiungere la stringa con il nome. Aggiunta la stringa con nome, possiamo anche andare a definire adesso la relazione una molti, cioè una t di troppo ovviamente, one too many, ok? Dirò da chi è mappata e sarà il campo id. E avrò una lista di country, di city, non di country, una lista di city, esattamente, che farà riferimento a tutte le città di questo stato. A questo punto semplicemente refactor encapsulate fields, seleziono tutti, refactor e ho finito. Ho mappato tutte le entità e ora possiamo procedere con l'applicazione. Posso eseguire la mia applicazione per verificare che tutto sia corretto. Vediamo un po', sì, start demo world app e siamo a posto. E una nota, dobbiamo ricordarci che le classi country e city devono essere tutte pubbliche. Country non era stata pubblica, non era stata generata public. Vabbè, iniziamo creando il nostro repository. E avremo bisogno di due repository, uno per le città e uno per le country. Creiamo come prima cosa il site repository e lo creiamo in un package repository. Ora vediamo che il site repository è un'interfaccia, questo è ancora importante, deve estendere l'interfaccia GPA repository. Questa è un'interfaccia che poi Spring Boot utilizzerà, e GPA in particolare, per costruire in automatico tutti i metodi del CRUD per noi. Noi potremmo andare ad esempio ad aggiungere dei metodi ulteriori che consentono, nel caso ad esempio della city repository, di recuperare la lista delle città data una nazione. Quindi find city, qui c'è un errore in realtà, attenzione, poi adesso poi il sistema. Sì, devo importare la lista anche. E adesso il sito di troppo ovviamente va tolto, perché ovviamente lavorando nel repository siti è chiaro che verranno trovate solo le città e non si lavorerà su altre entità. A questo punto posso andare a creare una nuova interfaccia, questa volta chiamerò country repository, sempre nel package repository. Andremo quindi a estendere GPA repository come abbiamo fatto prima. In questo caso ovviamente country sarà il tipo di oggetto e integer sarà la chiave primaria con cui lavoriamo. Non abbiamo bisogno di metodi particolari, cioè continuiamo il CRUD generato di default GPA. Come ultima operazione possiamo andare ad annotare i due repository utilizzando la notazione di Spring repository per assegnare loro un nome e indicare a Spring che questi sono due repository che andranno utilizzati all'interno dell'applicazione.
ora possiamo andare a creare il nostro REST controller. Decidiamo il titolo della nostra classe, che sarà Web Service REST Controller, e lo creiamo all'interno di un package che chiamiamo appunto controller. Come prima cosa notiamo con REST Controller la nostra classe, questo informerà appunto Spring del fatto che questo è un REST Controller. A questo punto andiamo a inserire riferimenti alle due interfacce che abbiamo creato prima. Domanda, nessuno ha creato implementazioni di quelle interfacce. Benissimo, questo perché se ne occuperà direttamente Spring. Noi infatti andiamo a creare una variabile nella nostra classe Service REST Controller privata di tipo Country Repository, ne creiamo una anche di tipo City Repository e utilizziamo adesso per andare a dire a Spring cosa deve fare una notazione che è auto-wired. Diciamo, beh, trovo un'implementazione appiccicacela. Questo è quello che ci serve. Viene fatto da JPA ovviamente questa implementazione. Ora possiamo andare a creare i primi due metodi, uno che ci darà la lista di tutti gli stati presenti nel nostro database e l'altro che ci darà la lista di tutte le città. Andiamo a raggiungere la notazione request mapping che dirà a che path andranno a corrispondere questi due metodi, uno a countries, chiamato come metodo get, e lui cosa farà? Ritornerà, vediamo un po', country repository.findAll è un metodo automaticamente generato da Spring. Stessa cosa poi faremo per le nostre città, si deve importare anche siti che non ho fatto prima. Ok, quindi stessa cosa. Eseguendo notiamo qualcosa non torna, ci viene infatti tornato un elenco infinito, va in un loop infinito e adesso vediamo come far a risolverlo. Serviranno due notazioni. Dovrò quindi andare a specificare sul campo country la notazione JSON. Eccola. JSON back reference. E poi nel campo country dove c'è la lista delle città, JSON managed reference. Questo impedirà, infatti se noi rieseguiamo il nostro query ora funziona. E quindi sembra abbiamo risolto questo problema. Quindi tutte le volte che si crea un ciclo infinito, come in questo caso, dobbiamo andare ad operare inserendo queste due annotazioni nelle entità che stanno in relazione tra di loro. Ora possiamo andare a provare ad aggiungere un ulteriore metodo che ci consentirà di recuperare il valore di una singola country. Quindi impostiamo il parametro id, vediamo come fare, servirà all'interno. Posso utilizzare anche get mapping, che è una shortcut per dire request mapping con metodo uguale get, e ovviamente in questo caso recupereremo i valori solo di una singola country, get country, e gli passiamo come parametro, che sarà un path variable, id, integer id, deve essere avere lo stesso nome del parametro. Cosa ritornerà? Ritornerà, vediamo un po', al country repository, dirò find by id, metodo autogenerato, punto get, perché è un optional e quindi devo usare get. Ma notiamo cosa succede, qualcosa non torna, cioè in Germania non ci sta sicuramente San Salvador, anche a Djibouti non c'è quella città. Se andiamo a controllare, in realtà l'errore stava nell'entità country dove dovevo sistemare i city list, e in effetti ora funziona. City list si comporta correttamente andando a recuperare
dall'entità country i valori corretti, e quindi a ogni stato saranno associate le città corrette. Faccio un altro get mapping dove andrò a recuperare soltanto la lista delle città di un singolo paese. Se lo mettiamo, adesso creiamo il metodo public, tornerà una lista di città ovviamente. A questo punto possiamo andare a get cities by country, gli passo l'id e copio e incollo i parametri. Ovviamente come prima cosa andrò a recuperare la città esattamente con quanto scritto prima, ok, copiando e incollando, e poi farò un return utilizzando quel metodo che ho creato nell'interfaccia find by country. Quindi dirò: dammi le città che abbiano come country quel valore lì. Questo vuol dire che adesso posso fare anche un altro test, questo chiaramente funziona, e quindi il mio web service funziona correttamente. Grazie a tutti per l'attenzione, e nella seconda parte di questo video vedremo come fare a utilizzare jQuery per interfacciarci con il servizio REST appena creato.